capito! Sonia! No, ma quanto tempo! Sono anni che non ci vediamo, però siamo ancora in forma, eh! Formissima! Sì. Senti, in nome della nostra lunga amicizia ti vorrei fare una proposta. Che sintonia! Allora, io ti vorrei proporre di fare un viaggio nei borghi più belli fra Repubblica di San Marino, Romagna e Marche. Beh, sarebbe bellissimo. Eh? Come? Però dei percorsi a tema, con mirati. Sì, 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 io sceglierei arte e cultura. Beh, io enogastronomia. Non avevo dubbi. E a me piacerebbe anche attività adrenaliniche, sono un po' schizzata. È qualcosa di naturale, naturalistico. Sì, e poi comunque vivere esperienze che lascino qualcosa. Sì, che ti lascino qualcosa di forte dentro, di importante. Però mobilità green. Green. Io voglio viaggiare in maniera sostenibile. Ecco, l'importante è che ti sostieni da te. Sì, vabbè, adesso non cominciamo però, siamo sì. Appena partiti. Hai ragione. Slow. Tutto questo è Terra Nostra. Lovely Places, il nuovo appuntamento di San Marino RTV. Da dove partiamo? Dalla Repubblica di San Marino. Vieni che ti porto all'estero. Andiamo. Sei proprio in forma, tesoro. Grazie. Allora noi adesso andiamo all'estero. Sì, si passa il confine senza formalità. Poi si può lasciare l'auto per raggiungere il centro storico di San Marino. E con la funivia andiamo sulla cima del Monte Titano a 750 metri sul livello del mare. Viaggiando sospesi. Speriamo di arrivare però. Guarda, guarda che meraviglia, guarda che panorama. Quindi tutta la costa adriatica praticamente. Tutto il mare. Tutto, adesso c'è una foschia oggi, comunque. Quindi piadine, saraghine. Calamaretti fritti, tutto laggiù. È tutto laggiù. E noi andiamo su e vediamo dall'alto. Beh, però non sembra, ma cioè, andiamo su qua, eh. Si sale parecchio. E questo è il Borgo Maggiore, uno dei 9 castelli di San Marino, nella Repubblica. I castelli sono una sorta di suddivisione amministrativa che corrisponde poi ai comuni italiani. Certo, perché qui non siamo in Italia, no? E ci mette... Te lo spiegherò quando arriviamo. 2 minuti per andare su? 2 minuti, sono finiti. Sì, infatti sono... No, ma ho una struttura di ferro attorno, quindi sono tranquillo. Bifune, sì, che mi hai detto che è una cosa importantissima, di grande eccellenza. Tutto il centro Italia. Sì. Ma allora vi chiederete, la Repubblica di San Marino è un borgo o uno stato? È uno stato in uno stato... Una realtà unica e speciale. San Marino è un po' tutte e due le cose. È la più antica repubblica del mondo, ma è anche uno dei borghi più belli della nostra penisola. Esatto. È uno stato nel cuore dell'Italia e della Romagna, stretto nell'abbraccio di 2 regioni. Territorio con cui c'è un legame antico, come ci racconta il segretario di Stato al turismo Federico Pedini Amati. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Praticamente buongiorno, il ministro. Buongiorno. Certo. Allora. Segretario di Stato, sì. The Lovely Places, già un nome bellissimo, è un progetto vostro, vero? Assolutamente, è un progetto fortemente voluto dalla Repubblica di San Marino, assieme alle regioni Emilia-Romagna e Marche, assieme alla Repubblica Italiana, che passa per tanti ambiti, cioè da quello enogastronomico, far conoscere i borghi di un territorio più ampio, l'experience, l'odore, i territori rurali così come voluto dall'UNWTO, perché questo progetto è anche sponsorizzato dall'UNWTO e su questo progetto c'è proprio già un sito internet dedicato dove si può benissimo vedere tutto il progetto che è in corso. È un progetto che ci è stato riconosciuto, come dicevo, dall'Organizzazione Mondiale del Turismo Nazioni Unite, proprio perché è un progetto che passa tra 2 stati, 2 regioni,
e un territorio limitrofo alla Repubblica di San Marino che noi tutti vogliamo conoscere meglio. Tanti comuni, 118 comuni, tanti. Questi lovely places sono, mi sembra di capire dalle sue parole, un po' i luoghi del cuore anche. I luoghi del cuore, ognuno ha il luogo del cuore che tra virgolette gli è rimasto impresso per tutta una serie di motivi, no? E ci sono tanti luoghi del cuore in Emilia Romagna, nelle Marche, nella Repubblica di San Marino, in 118 comuni che davvero rappresentano arte, storia, cultura, enogastronomia e un pezzo di cuore di ognuno di noi, perché avendoli vissuti magari in momenti particolari sono pronti a riviverli anche dal punto di vista del rivedere immagini di questi luoghi. E dall'altra parte, come dicevo, è un progetto fortemente voluto da due ministeri, italiano e della Repubblica di San Marino, che passa tra due stati, e non è scontato, e tra 118 comuni che comunque davvero hanno delle caratteristiche non solo paesaggistiche, ma anche legato alla storia e all'arte che non hanno nulla da invidiare ad altri luoghi. No, credetemi. Assolutamente no. E perché quindi questo macro territorio e non solo San Marino? Perché ormai la sfida del turismo si centra particolarmente su un'unione, su una, come dire, su una sfida comune nel far conoscere non solo un luogo, non solo un territorio, ma la vera sfida, se la si vuol vincere, è quella di iniziare una sinergia reale. Quindi io ho sempre detto, a me non interessa se qualcuno va prima a Pesaro piuttosto che a Urbino, piuttosto che a Ancona e poi viene nella Repubblica di San Marino o il contrario, purché venga a visitare un territorio più ampio che appunto dal mio punto di vista è uno dei territori più belli che abbiamo. Chiaramente il mio paese, la Repubblica di San Marino, con una storia di 1700 anni e un borgo medievale di tutto rispetto, insomma, fa anch'esso la sua parte. Che invitiamo tutti naturalmente a visitare, è vero Vito? E anche perché c'è questa insomma amicizia, poi come diceva, con tutti i territori, i comuni, i limitrofi. Certo. Allora, che dire? Grazie a voi, benvenuti e aspettiamo tanti visitatori. Noi andiamo a visitarlo. Sì. Benissimo, questa prego, accomodatevi, un saluto, grazie. Grazie a lei, segretario di Stampedini. E allora io mi butto in un tempo antico. Bene. Poi ci vediamo? Okay. Chi lo sa? Forse? Ci vediamo dopo? Ci mettiamo d'accordo? Ci chiamiamo? Ok. Ti chiamo? Ci vediamo Mi chiami? Più tardi. Ok. Ci chiamiamo più tardi? Io vado di qua allora. Io vado. Ciao. Vai. Ciao. Il modo migliore per vivere l'antica terra della libertà è avvalersi di una guida professionista. E infatti incontro Chiara Macina. Ciao Chiara. Oh, c'è qualcuno che mi chiama. Ciao Sonia. Bene, grazie. Beh, insomma, grazie a te potremo conoscere la storia di una comunità che è rimasta intatta per millenni. Com'è nata la Repubblica, Chiara? Noi dobbiamo la nostra tradizione di libertà al nostro santo, il nostro Marino, che era uno scalpellino, lavorava la pietra e proveniva da Arbe, da un'isola della Dalmazia. E com'è arrivato quassù? È arrivato perché a Rimini doveva eseguire alcuni lavori come scalpellino e come sai il nostro monte era ricco di pietra, quindi di materia prima preziosa al suo operato. Ricevette in dono il Monte Titano da Donna Felicissima, una nobile donna riminese, in segno di gratitudine per avere salvato suo figlio Verissimo da una morte certa. Che bella storia! Molto, è una storia di libertà e tra l'altro Sonia, le reliquie del nostro santo sono conservate all'interno della basilica, proprio qua sopra, una chiesa consacrata a metà del 1800 in stile neoclassico. All'interno ci sono tante citazioni del nostro essere sammarinesi e della nostra storia. Insomma, uno stato nato da un santo. Esatto, una tradizione di libertà nata proprio grazie alla leggenda di un santo. Qui dove siamo, Chiara? Ci troviamo in Piazza della Libertà. Questa piazza è detta anche il Pianello e pensa, Sonia, e Planel nel dialetto romagnolo significa pianerottolo tra le scale. E veramente questa piazza sembra un pianerottolo nel resto delle salite e delle discese. Ce ne siamo accorti, ce ne sono è tante vero. E questo è l'unico punto in effetti pianeggiante. Davanti a noi c'è il Palazzo del Governo, la sede della vita istituzionale e politica del paese, la sede dei capitani reggenti, del Consiglio Grande Generale e del Congresso di Stato. Che se vogliamo tradurre, diciamo così, no? Parlamento e organo esecutivo. Benissimo.
Da quel balcone, nei 15 giorni precedenti al 1 aprile e al 1 ottobre, si affacciano i capitani reggenti ancora in carica e annunciano ai sammarinesi radunati in questa piazza i nomi dei nuovi eletti. È un momento veramente di alta partecipazione alla vita istituzionale Bellissimo. Del paese. E questo palazzo davanti? Anche questo è un palazzo antico di origine medievale, è la Parva Domus. Attualmente ospita la segreteria di Stato agli affari interni, l'omologo di un ministero italiano. È stata la sede delle poste e veramente uno degli edifici che rappresentano meglio la storia del nostro paese. E infatti questo è anche sottolineato dalle campane. E per finire questa statua che sembra proteggerci. Certo. Cos'è? Questa è la statua della libertà, quindi un omaggio a un valore importantissimo per San Marino e non solo. Questa statua è stata regalata alla fine del 1800 ai sammarinesi da una nobildonna austriaca, una certa Ottilia, che in cambio ha ricevuto il titolo di contessa di Acquaviva. Beh, a questo punto so che ci guiderai verso un altro punto strategico speciale? Certo. Ti voglio mostrare una targa che ha riempito di orgoglio il cuore di ogni sammarinese e rappresenta il nostro ingresso nel patrimonio UNESCO, un grande traguardo, un grande obiettivo. Ti seguiamo. Andiamo. Questa è la nostra Porta di San Francesco, il punto d'ingresso a quello che oggi è il centro storico, ma in passato era il centro abitato vero e proprio. Quindi un luogo simbolico. Assolutamente. E a sinistra e a destra della porta due targhe ci raccontano che nel passato la porta di notte si chiudeva. Chi era dentro era dentro, chi era fuori era fuori. Certo, giusto così, mi sembra giusto. Giusto così, giustamente. E qui invece siamo sotto la volta della porta, vero? Sì, questa è una targa che testimonia un traguardo storico che ha riempito d'orgoglio il cuore di ogni sammarinese. Certo. Dal 2008 San Marino fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO per due ragioni che la commissione stessa che ha autorizzato questo ingresso ci ha spiegato. Cioè? Per la bellezza del suo paesaggio e del suo centro storico, ma anche e soprattutto per la tradizione millenaria di libertà da 700 anni a questa parte che ha sempre rappresentato nel corso della sua storia. E perdura nei secoli questa tradizione. E perdura nei secoli. Quindi mi viene da dire anche per un patrimonio immateriale, non solo esatto, anche proprio per un valore storico e per un valore. Un valore dei valori. Esattamente. Grazie Chiara Macina, sei stata veramente preziosa. Chiudo solo dicendo che appunto ci troviamo in uno dei luoghi più belli del mondo, patrimonio dell'umanità, giusto? Giusto. Aiuto! Aiuto! Dov'è che sono finito? Aiuto! Ma non sapevi che qui c'erano le antiche prigioni? No, non lo sapevo. Siamo nelle antiche terre della libertà. Ti è andata bene perché ora sono chiuse, ma sono state aperte fino al 1975. Però. E oggi sono visitabili. La prima torre è il monumento più antico e rappresentativo della Repubblica di San Marino, simbolo della nostra storia secolare. Fortilizio di guardia, militare e di difesa, ne abbiamo cenno fin dal 1253 ed è stata restaurata più volte nell'arco dei secoli. Luogo di avvistamento e di difesa, soprattutto nel 1400, quando a causa dei continui tentativi dei signori di Rimini e Malatesta di allargare i propri domini verso i nostri confini, il torrione? Il torrione è la parte più antica della torre e risale al primo secolo d.C. All'interno della prima torre troviamo la chiesetta di Santa Barbara, protettrice degli artiglieri. Interessante il lunotto sopra l'ingresso che risale al 1200. Io sono Guglielmo De Pazzi,
calligrafo, amanuense e notaro, dall'anno del Signore 1432. Quindi lei più o meno dovrebbe avere 600 anni, diciamo. Circa 600 anni. Deve essere l'aria della Repubblica di San Marino a mantenere così freschi. Ma voi, siete veri o finti? Siamo veri. Noi siamo cavalieri, paggi, armigeri, fanciulle e fanciulli, madonne, Madonna Dominique, Madonna Maria Grazia, messeri, messer Gianmarco. Facciamo parte dell'associazione storico-culturale La Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice 1462 e siamo sempre in questa torre durante gli eventi storici per ricostruire spaccati di vita quotidiana del 1400. Bello. Qui siamo in una torre meravigliosa dove si vedono quasi 200 chilometri di costa adriatica, quindi importante. Importante. Un punto veramente suggestivo, ma oltre alla prima torre Oguaita, dal guardare, il nome deriva da guardare, sì. Abbiamo anche la seconda torre Ocesta e la terza torre Il Montale, le tre penne del Titano, simbolo della nostra libertà. Ma io adesso so che Sonia è in un posto suggestivo. Andiamola a trovare. Mi sono inerpicata in un sito talmente noto che la sua fama lo precede. Qui ci aspetta Lorenzo Moraccini. Ciao Lorenzo. Ciao Sonia. Un giovane sammarinese laureato in mediazione culturale all'estero, quindi tu ti occupi, Lorenzo, di trasmettere il nostro incantevole patrimonio in tutto il mondo. Perché ci hai dato appuntamento proprio qui? Ma questo è il cosiddetto Passo delle Streghe. Ah, che bello! Ed è un camminamento in cinta muraria, una delle tre cinte murarie così fondamentali per la storia della nostra Repubblica, e collega la prima torre alla seconda. Ed è senza dubbio uno dei posti più visitati a San Marino. E come mai questo nome così evocativo? Ma in realtà dietro al nome del Passo delle Streghe c'è più di una leggenda. Due in particolare si riferiscono al periodo medievale. La prima racconta che il vento di Libeccio, che qua sul litorale adriatico poi è rinominato Garbino, e Garbein, lo conosciamo bene, soffiasse forte sulle mura e sulle torri e quindi producesse un suono aspro e fastidioso per chi viveva qua, tanto da identificarlo con il vociare delle streghe. E l'altra, sono molto curiosa, scusami, perché l'hai lasciata in fondo, qual è? Un'altra, senza dubbio più popolare, tramandata anche per merito e per colpa dei nonni, vuole che qui sul Passo delle Streghe si riunissero proprio le donne che facevano il mestiere più antico del mondo e quindi erano all'epoca adocchiate come viste come certo, streghe. Certo. E quindi, visto che dicevi che è il posto più visitato soprattutto dai giovani, no? Certo. Per farsi una foto, eccetera, ho anche scoperto che è il posto più bello in assoluto, più instagrammabile. Assolutamente. E quindi ne approfittiamo? Ne approfittiamo per fare una foto. Certo, scusami. Non possiamo mancare questa cartolina selfie del Passo delle Streghe dalla Repubblica di San Marino. Vai Lorenzo! Ok, questa poi me la giri, eh? Assolutamente. Allora continuiamo a fare la nostra passeggiata. Nel 2021 è stato siglato un accordo fra Italia e Repubblica di San Marino per un progetto turistico sostenibile. Ce lo spiega meglio il ministro italiano del turismo Massimo Garavaglia. Buongiorno.
Questo accordo tra la Repubblica di San Marino e le regioni Marche e Emilia-Romagna è molto importante e consente di sviluppare questo turismo cosiddetto sostenibile, turismo lento, che in realtà sta correndo, non è lento per nulla. È una forma di turismo che in queste zone ha delle potenzialità enormi. Un dato solo per capirci: in Italia il cicloturismo vale 5 miliardi di euro, che non è poco, ma in Germania vale 20 miliardi, quindi 4 volte tanto. La differenza è 15 miliardi, un punto di PIL, una differenza enorme che noi possiamo colmare in poco tempo con un minimo di organizzazione, e questo accordo va proprio in questa direzione. Grazie alle parole del ministro Garavaglia, che testimoniano la sinergia fra i nostri due paesi per nuovi modelli turistici. Da bambino venivo a Pinarella di Cervi al mare, quando pioveva si veniva a San Marino, perché mio papà è un appassionato di balestre, ne voleva comprare una, la mamma avrebbe divorziato se portava a casa una balestra. Invece siamo qui con Stefano Golini, che è il presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Allora, presidente, quando è nata la balestra qui a San Marino? Da documenti storici, i primi documenti risalgono al 1295, corpo di balestrieri dall'epoca che esiste. E mi dicevi che una volta i reggenti dovevano... Sì, sempre dai documenti dell'epoca, sì. È stato evidenziato che la reggenza nel loro mandato dovevano fornire di una balestra, di verrette o frecce al corpo dei balestrieri. Se non lo facevano sarebbe stato detratto dal loro... Quindi era obbligatoria. E poi invece la federazione attuale è nata nel 1956, sì. È nata la federazione balestrieri sammarinesi, che ripristina il Palio del 3 settembre, che poi dopo nel Medioevo si è un po' trasformato in un evento culturale, ed è rinata la Federazione Balestrieri Sammarinesi, dove da 66 anni giriamo il mondo. Infatti, questo che ti volevo chiedere, voi siete come delle star della musica, avete girato tutto il mondo, sì. Europa, Australia, dappertutto siete andati. Abbiamo degli inviti dall'America, dal Brasile, siamo stati in Cina, in Giappone e poi in tutta Europa. E qui siamo nel vostro luogo, la cava dei balestrieri, fatta nella roccia di San Marino, sì. Quindi questo è il vostro luogo, il vostro posto dove vi allenate, dove fate anche gli eventi, gli spettacoli. È stata costruita negli anni 70 ed è stata chiamata proprio Cava dei Balestrieri, perché il corpo dei balestrieri qui si allena, fa le gare, fa tutti gli eventi ed è diciamo un po' il nostro luogo. Mi dicevi che ultimamente avete aperto anche alle ragazze, alle donne. Sì, da 3 anni abbiamo aperto la federazione. Diciamo che abbiamo sempre avuto il ruolo della dama, però proprio in tutti i gruppi ci sono anche ragazzine che stanno facendo i corsi. E quindi sparano anche loro, cioè tirano con la balestra. Abbiamo anche qualche ragazzina che tira con la balestra. Bene, ci vuole anche per incrementare, voglio dire, la vostra federazione. Per mantenere le tradizioni del nostro paese. Lo tramandiamo nei giovani, perché sono poi il futuro. Prenderanno il vostro posto. Certo. Comunque, presidente, complimenti, perché è uno spettacolo vedervi, straordinario. Grazie a voi. Veramente. Ecco Vito, le balestre sono pronte al tiro. Quindi possono già tirare? Certo, come no. Bene. Allora, Sonia, stai ferma che adesso lancio. No, dai Vito, no. Adesso io lancio, non vedo neanche il mirino, però lancio. Occhio che lancio. Ma no, ma perché devo fare il tuo bersaglio, scusa? Cosa hai capito? La linea. Oh,
meno male, mi è andata bene, anche perché io sono venuta qui alla Parete Rocciosa per provare l'emozione di un'attività outdoor a basso impatto ambientale con Roberto Stacchini. Ciao Roberto. Ciao. Presidente del Club Alpino San Marino. Io so che tu sei un espertissimo, quindi se già mi puoi fare una piccola dimostrazione dell'arrampicata. Ti aiuto molto volentieri. Vediamo. Sei capitato in un posto bellissimo. San Marino si presta tantissimo per l'arrampicata. Intanto facci vedere come si fa. È un posto suggestivo, guarda, se mi aiuti, se mi tieni la corda. Devo pure aiutare. Ma io devo imparare tutto ancora. Facciamo attività. Cosa faccio? Per tiro i ragazzi. La fune? No, lasciami pure la corda, bravissima. Vabbè. Facciamo attività con i ragazzi e con gli adulti. L'arrampicata è adatta a tutti, famiglie, grandi, piccoli, da un anno a 99. Sei già molto lontano comunque. Ascolta, ma il Monte Titano si presta per queste attività? Certamente, siamo in un luogo suggestivo, patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo la fortuna di avere degli avvicinamenti brevi e delle location molto belle. Finita l'arrampicata, poi c'è il ristoro al centro storico, soprattutto d'estate, molto bello. La sera a volte si può arrampicare anche di notte nelle serate più favorevoli. Mi hai fatto veramente, mi hai invogliato, voglio provare subito, anche se non arriverò fino in cima come te. Mi fai provare? Guarda, tu prova, l'importante è divertirsi. Se non ti diverti hai già perso, questo è il nostro motto. Ci divertiamo sempre, ci divertiamo sicuramente. Poi ragazzi, con le attività outdoor qui è tutto un benessere, aria aperta. Nessuna, no, impatto ambientale, proprio il chilometri zero, benessere totale, e poi intanto fai attività fisica. Ok, mi stai imbragando? Ti sto facendo il nodo, poi io ti assicurerò. Cosa farò? Tu devi solo salire, mani e piedi sulla roccia. Io intanto parto perché sono lenta, non sono mica come te, Certo. Oh, ok. Beh, devo dire che ci sono quasi dei gradini naturali. Te lo fate per me? Allora, adesso sono rimasta qui così, non so più dove andare. Guarda, facciamo una cosa, chiudiamola qui. Ringrazio Roberto Stacchini per questa bellissima, questo esempio, questo esempio di arrampicata che io non ho proprio rifatto nella stessa maniera. E, tiratemi giù! Vito, chiama i soccorsi, non ce la faccio a star qui così. Sto diventando un fossile con la parete rocciosa. Tiratemi giù, tiratemi giù. Sonia, adesso tu stai lì, appesa, dove sei, hai voluto esagerare e adesso ti rilassi lì attaccata. San Marino ha le proprie leggi, le proprie istituzioni, la propria gente e i racconti di queste genti sono racconti affascinanti. Ecco, sono in compagnia della dottoressa Giovanna Crescentini, dirigente della segreteria istituzionale. Dottoressa, io sono qui per farle delle domande che si fanno tutti quelli che vengono a San Marino. Dottoressa, perché due presidenti? Due capitani reggenti, sì, dai consules romani, quindi storia di Roma, della Repubblica Romana, consules romani, che appunto venivano nominati per un mandato di un anno, si alternavano, e anche i capitani reggenti, ancorché di 6 mesi, si alternano. Nome consules, tra l'altro, rimasto fino intorno al 1300, e, dopodiché assumono il nome di capitaneus ac defensores, quindi capitano e difensore. L'uno, il capitano, eletto tra i consiglieri abitanti della città o nobili, del ceto nobile, e il defensore invece è nominato tra gli abitanti del contado a rappresentare le varie classi, le vari ceti. Poi nel 1400 circa questo nome diventa capitanei, seu rectores, capitani o reggenti, e alla fine la crasi capitani reggenti. Benissimo, abbiamo imparato finalmente. Come vengono eletti? Allora, vengono eletti dai membri del Consiglio Grande Generale. Parentesi, il Consiglio Grande Generale è il nostro Parlamento. E vengono eletti in un giorno della seconda decade di marzo per la coppia regenziale che assumerà l'incarico il 1° di aprile e in un giorno della seconda decade di settembre per la coppia regenziale del 1° ottobre. Quindi mandato semestrale e elezione da parte del Consiglio Grande Generale nella seconda decade. Ci sono state delle reggenti donne?
ci sono state. La prima capitano reggente donna è stata eletta il 1° aprile 1981. Peraltro è stata all'epoca la prima presidente donna di una repubblica al mondo. Cioè c'erano già donne sovrane, regine chiaramente, certo, ma come presidente di Stato di una repubblica è stata la prima donna. Dopo di allora si sono susseguite diverse donne. E se non che il 1° aprile del 2017 hanno ricoperto la carica contemporaneamente due donne, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, una reggenza tutta femminile. Beh, qui abbiamo degli oggetti che credo facciano parte dell'elezione, anche perché ho visto delle chiavi che vengono date ai capitani reggenti. Sono le chiavi della città queste? Sono le chiavi della città. Allora, alcuni hanno solo una funzione simbolica, sì, come le chiavi che lei ha citato, vengono utilizzate il 1° aprile e il 1° ottobre per appunto in occasione della investitura dei capitani reggenti, perché danno proprio il senso del potere, della sovranità, certo, dello Stato, dell'autonomia e dell'indipendenza. Chiavi che devono stare in mano ai capi di Stato, a chi rappresenta l'unità e la Repubblica. Le urne invece sono le urne per la votazione, diciamo che vengono utilizzate ancora oggi quando i moderni sistemi informatici di votazione, sì, elettronica vanno in tilt. Quindi abbiamo un'urna nera con scritto no e un'urna bianca con scritto sì. Ai parlamentari, ai membri del Consiglio, vengono date due palline, una bianca e una nera, e dunque se vogliono votare favorevolmente alla proposta sottoposta a votazione mettono la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera, e viceversa. Credo, insomma, che la curiosità di quelli che vengono a visitare la Repubblica di San Marino sia stata in qualche modo soddisfatta. Io ringrazio la dottoressa e ricontinuo a girare. Siamo in una sala bellissima, questa è la sala delle istituzioni, no? Questa è la sala delle istituzioni, qui si riunisce il Parlamento, qui si riunisce la nostra Corte Costituzionale in udienza pubblica, qui la reggenza fa il passaggio del collare, che è il momento più alto a livello istituzionale e di protocollo diplomatico. Bene, dottoressa, io la ringrazio, grazie, è stata chiara e precisa, e io continuo a girare per la Repubblica di San Marino. Siamo all'interno di un treno nella galleria Montale di Città di San Marino. E questo luogo precisamente che cos'è? Siamo all'interno della elettromotrice AB03. Quindi anche un nome preciso. Sono in compagnia di Yuma Terenzi, che è vicepresidente dell'associazione Treno Bianco Azzurro. Ma sai, Yuma, che doveva arrivare anche Vito, ma non lo vedo. Dove è finito? Eccolo! Eccomi. Ciao! Piacere, ciao. Sono Yuma. Ciao, compagno di viaggio. Allora, a San Marino c'è anche il treno. C'era anche il treno, dal 1932 al 1944. Poi la guerra lo ha fermato. Era un'opera ingegneristica di alto livello. Per quei tempi c'erano delle soluzioni innovative, 32 chilometri, 19 dei quali tutti a San Marino, 17 gallerie solamente tutte a San Marino, quindi è stata veramente un'opera mirabile, come veniva chiamata all'epoca. E grazie agli appassionati come voi, appunto, tutti i membri dell'associazione Treno Bianco Azzurro, questi mezzi, queste locomotive, diciamo, hanno avuto una nuova vita, vero? Certo, certo. Noi abbiamo fatto delle ricerche sulla storia, perché diciamo, la ferrovia era stata un pochino dimenticata. Per anni sì, si sapeva che c'era una ferrovia, ma nel concreto non c'era niente. Noi abbiamo fatto ricerca di documenti, di pezzi storici, anche per restaurare questa bellissima elettromotrice. Ci sono tanti oggetti recuperati e ricollocati al loro posto per farla funzionare. E le gallerie invece continuarono a fare il loro dovere anche col treno fermo. Bisogna anche dire che i treni sono stati usati anche come infermeria. Qua dentro c'era una sorta di pronto soccorso, l'ultimo treno che è arrivato da Rimini l'11 luglio del 44 è stato usato per, diciamo, venivano ricoverati chi aveva delle malattie infettive. Le gallerie, se pensiamo che 10.000 sammarinesi, poco più, hanno ospitato nel periodo della guerra 100.000 persone, quindi molte delle quali ricoverate in queste gallerie. La sovranità di uno Stato al servizio della solidarietà. Esatto, e questa cosa secondo noi si meritava anche il premio Nobel
per la pace, perché certo, è stata una cosa gigantesca. Ve lo auguriamo. Io adesso comunque vorrei, se tu, Yuma, tu, visto che è funzionante, no? L'elettromotrice... Motrice AB03, perché ognuna, certo, ogni carrozza... AB03, AB04, AB02, ecco, c'erano tutte. Ok, se tu puoi portare, diciamo così, a fare un giro Vito... Io certo, vi lascio soli, perché intanto io vorrei provare un altro percorso dei Lovely Places, quello naturalistico. Ciao, a dopo. Ci ciao, vediamo Sonia. Dopo. Ciao. Noi ci mettiamo a sedere. Noi ci mettiamo a sedere perché adesso partiamo per il viaggio. E quindi io dico al macchinista: macchinista, possiamo andare? Prego. Ecco, ci sediamo sul velluto della prima classe. Della prima classe. Agli sfollati che per sottrarsi al furore dei bombardamenti nelle vicine città si sono quassù rifugiati, confidando nell'incolumità della Repubblica Ospitale, la reggenza rivolge caldo appello perché si mostrino più che mai consapevoli dei doveri che loro si impongano e perché non accrescono le difficoltà del momento. Pinetta, questo è un luogo particolare. Certo. Nel 1944 voi avete vissuto qui dentro. Sì, certo. C'è certo. Paura dei bombardamenti, ma non era un rifugio, era un luogo proprio dove voi vivevate qui dentro. Senz'altro, perché immediatamente dopo il bombardamento ci siamo fiondati letteralmente dentro le gallerie, perché per noi era l'unico sistema. Certo. Non avevamo rifugi, certo, non avevamo niente, certo, perché non era previsto che ci bombardassero. Certo. E qui come si viveva? So che c'erano anche i numeri civici, ogni famiglia aveva uno spazio. Sì, e a noi avevano dato uno spazio così abbastanza ampio, perché ne avevamo cinque. Quindi in base ai membri della famiglia era più o meno grande lo spazio. Sì, esatto. Perché poi qui passava anche il treno, quindi... Naturalmente, però il diciamo lo spazio delle rotaie rimaneva sempre libero. Sempre libero, e sì, nello spazio che intercorreva fra le rotaie e il muro c'erano appunto tutte le postazioni. E quindi c'era una rete per dormire, un materasso. Noi avevamo portato da casa un letto a una piazza e mezzo, solo che non era in verticale, era in orizzontale, sicché potevamo starci così, no? Certo. Ecco, con il materasso, tutto, le coperte. Voglio dire, com'era convivere con tante famiglie? C'era un momento di tensione oppure c'era una sorta di solidarietà dovuta anche alla situazione pericolo? Io sinceramente non ho mai sentito nessuno litigare o discutere o qualcosa del genere. Eravamo tutti nella stessa barca. Certo. Di conseguenza bisognava così... Accettare bene. Tutto. Ma ad esempio per fare da mangiare come vi... Dunque, mia mamma non rimaneva lì, andava a casa a fare mangiare. Noi stavamo nel centro della città, sicché lei quando poteva tornava a casa, cucinava e veniva e giù qua. A portare. In questa situazione, chiaramente di pericolo, insomma di... Un vivere durante la guerra non si vive bene. Ci sono stati dei momenti anche belli, felici, che ti ricordi anche con piacere in una situazione così? Il giorno del mio compleanno, mia mamma, non so come, era riuscita a rimediare un pranzone veramente, ma di quelli tagliatelle con ragù. Ah, però. Coniglio con le patate. Ah, però. Vedi? E come dessert pesche al limone. Ah. Io non ho mai mangiato niente di più buono, niente, bene, veramente. Bene. Ed è la cosa che mi ricordo sempre. Certo. Pinetta, cosa ti è rimasto nel cuore di questa tua esperienza dentro questa galleria? Dentro questa galleria, prima di tutto la felicità di poter uscire perché era finito tutto. E poi
andando avanti così, lì per lì è stato uno shock, insomma. Certo. Però andando avanti è sopravvenuta la consapevolezza di essere scampati a un grosso, grosso pericolo. Certo. E di essere arrivati finalmente a essere vivi ancora, no? A cercare di ricostruire le nostre vite. Certo. Ce l'abbiamo fatta. Certo. Ce l'abbiamo, siamo usciti vivi. La memoria storica di un luogo, l'importanza di questi racconti, l'importanza dell'appartenenza proprio ad un territorio. Io, sì. Pinetta, ti ringrazio, sì. Perché ci hai fatto scoprire una cosa interessante che io personalmente non sapevo. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che vedranno questa trasmissione, che avranno imparato una cosa in più. Speriamo bene. Per capire. Va bene. Andiamo a vedere qualche numero civico, sì. Che c'erano i numeri civici. Sì, senz'altro. Va bene. Ripeto, c'erano. Sì, sì. C'era questo. Oltre alle storie e alla storia per cui San Marino è veramente molto famosa, c'è anche un aspetto naturalistico forse meno conosciuto, e questo ce lo ricorda Sandro Casali. Ciao, ciao Sandro, Sonia. Biologo. Buongiorno. Del Centro Naturalistico Sammarinese, che vedo insomma ci hai portato nel posto forse più bello. Qui siamo all'interno di un'area naturalistica tutelata nel Castello di San Marino, in una delle zone più verdi e interessanti dal punto di vista naturalistico di tutto il territorio forse. Come si chiama questo sentiero? Questo è il sentiero di Canepa, che poi si congiunge con altri sentieri e fa parte di una rete che prende spunto dal Cammino del Titano, che percorre praticamente tutto il territorio sammarinese, da cui si diramano altri sentieri tematici che portano alla scoperta di parti del territorio che non tutti conoscono. Perché a San Marino è così importante anche l'aspetto naturalistico, il nostro patrimonio? Abbiamo un ricchissimo patrimonio sia vegetazionale che faunistico, per il fatto che nonostante la limitata estensione territoriale di soli 62 km quadrati, abbiamo una diversità di habitat notevole: rupi, boschi, vallecole, cascatelle, ambienti rupestri. Calanchi. E questo concorre nell'avere un'altissima appunto biodiversità come forme vegetali, ma anche come forme animali di conseguenza. Certo, certo. Allora, questo sentiero, chiamato delle cascate e dei mulini di Canepa, poi termina in un altro punto. Sì, partendo bellissimo. Del centro storico, con una bella camminata di qualche ora, si arriva praticamente al confine col territorio italiano nella zona di Gorgascura, altrettanto bella, una riserva naturale integrale dall'alto valore conservazionistico, con specie ittiche di pregio, specie anfibie interessanti come l'ululone dal ventre giallo, la rana penninica. E lì termina questo sentiero. Mentre invece in altri ambienti, come ad esempio gli ambienti rupestri, ben rappresentati nel nostro territorio, possiamo osservare ad esempio il falco pellegrino, il passero solitario, che specie pensate? Comunque protette a livello europeo. Che addirittura il falco pellegrino ha scelto proprio di nidificare da noi, vero? Certo, ne abbiamo due coppie nidificanti che... In tutta la Romagna è arrivata a San Marino. Sì. Bene, allora, quindi così si conclude il sentiero, e invece so anche un po' che la bellezza di queste cascate che abbiamo alle spalle e che sgorgano veramente con un'acqua pulitissima verso valle è stata anche sfruttata dall'uomo nel passato, vero? Sì, qui siamo all'interno di una zona appunto dove sorgevano, sorgono ancora anche se un po' di rutti, il complesso dei 7 mulini collaboranti, mulini appunto mossi dalla forza motrice dell'acqua, ed era un complesso unico nel suo genere in tutta la Val Marecchia, perché sfruttavano con salti successivi la forza dell'acqua raccolta in bottaccioni, così si chiamavano, e quindi erano costretti anche a lavorare contemporaneamente per non perdere tanta forza motrice. E insomma, anche in passato avevano già capito quali erano le zone più belle, più importanti della Repubblica. Devo dire che è veramente un luogo magico, un'atmosfera bellissima che vi darà la possibilità di vivere un'esperienza diversa, un'esperienza naturalistica anche a San Marino. E quindi ringrazio Sandro Casali. Grazie, perché questi posti sono veramente unici e bisogna anche un po' scovarli, no? Per fortuna, certo. Adesso sono un po' più conosciuti, vero? Grazie a quella carta dei sentieri. Certo. E anche grazie al lavoro del Centro Naturalistico. Sono un po' più conosciuti. Grazie al lavoro del nostro Museo di Storia Naturale
Comunque sono ambienti veramente innanzitutto da conoscere e da vivere in modo sostenibile con la, col rispetto che ci vuole verso questa natura, certo, che è grandiosa. Che è proprio la mission del vostro centro naturalistico. Certo. E allora viviamo un'esperienza naturalistica. Si presenta come un museo a cielo aperto, la sua storia incisa nella roccia del Monte Titano. Tanta arte e cultura risiede anche nei suoi musei, se ne contano ben 6 statali e 5 privati. Numerosissimi, se si considerano le dimensioni ridotte del territorio, che copre meno di 62 km quadrati. Qui inizia il viaggio emozionale e immersivo che, attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali, ti guiderà lungo gli avvenimenti più importanti della Repubblica di San Marino, dall'origine sottomarina del Monte Titano ai primi insediamenti in epoca preistorica. Allora, San Marino, arte e cultura, ma San Marino la propria cultura la fa anche con la propria università. Abbiamo qui la professoressa Venturini. Sì, l'Università di San Marino è nata negli anni Ottanta grazie all'allora ministro della cultura sammarinese Fausto Morganti e alla collaborazione di un gruppo di noti intellettuali quali Umberto Eco, che istituì qui uno tra i primi studi di semiotica, Renato Zangheri e Attilio Alto. E qui dove siamo, in questo posto meraviglioso? E qui siamo negli splendidi orti dell'antico monastero di Santa Chiara, che fu costruito tra il 1600 e il 1700 e ospitò le monache di clausura dell'ordine di Santa Chiara, conosciute come Clarisse, che qui vivevano pregando, educando e formando le giovani sammarinese anche di origine umili e coltivando i giardini. Quanti corsi di laurea ci sono qui nell'Università di San Marino? L'Università conta 4 corsi di laurea, sia per la parte triennale che magistrale, design, digital media, ingegneria civile e ingegneria gestionale. Particolarmente noto è il dottorato di studi storici, che richiama ricercatori accademici da tutta Europa, e ricchissima è l'offerta anche dei corsi master
post laurea. Professoressa, so che c'è anche un bel progetto sui borghi. Sì, l'Università del Design, la scuola di design, sta progettando una ricerca e una conferenza proprio dedicata ai borghi, a come il design può riqualificare le aree e i villaggi abbandonati dell'entroterra e le piccole città murate. Ecco, San Marino è anche questo. Nei Lovely Places di Terra Nostra si possono vivere itinerari in modalità slow e green. La rete degli infiniti percorsi della Repubblica offre passeggiate a cavallo, bici e trekking. Siamo con Marco Rossi che ci ha preparato l'e-bike, grazie Marco. Che sentiero percorriamo oggi? Ciao Sonia, buongiorno. Oggi percorriamo un pezzo del percorso del Cammino del Titano e attraverseremo un po' di strade sterrate, strade bianche con un po' di ghiaia, ci divertiremo. E vedo anche i calanchi. Senti, ma perché fare una bike experience? Beh, una bike experience è un'esperienza che ci serve per stare del tempo in natura, stare del tempo in amicizia, ma anche fare una bella attività fisica all'aria aperta. Inoltre, con le bici a pedalata assistita potremo anche arrivare in borghi più lontani, godere di paesaggi e anche scoprire bei particolari. Cosa si intende per experience? Ciao! Ciao a Matteo Fattori, un altro rider! Allora, per experience si intende quella attività che permette di regalare delle emozioni che possono essere ricordate quando si tornerà a casa. Un turismo slow e sostenibile, no? Che prevede anche questo, la filosofia del turismo esperienziale. Certo, slow proprio lento, nel senso che non è un'attività sportiva, ma è un'attività dove trascorriamo del tempo in natura, a contatto con la biodiversità. Infatti, Sonia, oggi ti ho portato nei vigneti. Che belli! Molto bello, sono contento. Che meraviglia queste vigneti. Ciao! Ciao Sonia, grazie! Buon grazie divertimento! A te. Oh, Lorenzo Canini, vicepresidente della cantina Vini San Marino. Finalmente vediamo i vostri bellissimi vigneti, che insomma, dove nascono i vostri vini, ce li tenete nascosti? Sì, li teniamo nascosti. Rispetto all'arteria principale che tutti sono abituati a percorrere, il mondo agricolo e i nostri 100 ettari di vigneti si sviluppano in questo bellissimo territorio. San Marino ha una certa tradizione, vero, di viticoltura? Sì, le tracce risalgono ai primi anni del XIII secolo. Nel corso di questi secoli abbiamo migliorato le varietà e sviluppato i nostri vini con varietà di Sangiovese, Biancale, Moscato, tutti vigneti autoctoni. Senti, e c'è anche questa vocazione della terra, no? Ce la spieghi, che ha dei contrasti la terra di San Marino per quanto riguarda appunto i vigneti. Sì, la viticoltura è favorita a San Marino perché abbiamo un territorio e una produzione che va dai 100 metri del livello del mare fino ai 450 metri. Abbiamo un'influenza importante del mare, ma anche un'influenza dell'altura dovuta al territorio. Questo microclima che si viene a sviluppare dà vita a dei sentori, degli aromi particolari che potrete assaporare assaggiando i nostri vini e della cantina San Marino. Sì, che i vini della cantina San Marino siano esportati in tutto il mondo, a partire dal Moscato, vero? Sì, il Moscato è stato uno dei primi vitini esportato e che ha trainato anche gli altri vini. Riusciamo ad avere una buona vendita sul territorio per i turisti, ma anche all'esterno del nostro territorio. Questo benissimo. Qui è un motivo di orgoglio e di augurio a migliorare per quanto riguarda i nostri soci. Il viaggio di Terra Nostra si crea anche con il cibo.
Eccomi, mi sono cambiata per gli assaggi perché... Ciao a tutti! Ciao, ciao Sonia! Allora, la produzione alimentare, l'agricoltura di questo Stato ha trovato anche la via per eccellere, vero? Arianna sì. Serra, coordinatrice del Consorzio Terra di San Marino, in che modo? Creando appunto il marchio Terra di San Marino, già dal 2003, è una certificazione voluta dagli stessi agricoltori per tutelare le proprie produzioni, la nostra identità enogastronomica. E quindi praticamente abbiamo emanato, il consorzio emana dei disciplinari di produzione a quali i produttori agricoli si assoggettano e controlliamo e certifichiamo ogni passaggio dal campo alla tavola fino a questi risultati splendidi. E cioè i prodotti a chilometro zero delle filiere di San Marino, vino, carne, olio, latte, cereali e miele. Fianco a me c'è lo chef Luigi Sartini, unico chef stellato di San Marino. Chef, io ti volevo chiedere una cosa, quali sono i piatti tipici della tradizione sammarinese? Allora, qui ho fatto alcuni esempi, sì. È chiaro che San Marino è un enclave all'interno di quindi, due regioni, no? C'è tanta roba. Però le tipicità proprio tipiche di San sì. Marino abbiamo lo stringhetto, che è una pasta fatta a mano, cioè qui la pasta fatta a mano, pasta fatta qui, in casa. Siamo nella zona giusta. Esatto, regna sovrana, no? Sì. Lo stringhetto, che è un tagliolino più robusto, può ricordare vagamente uno spaghetto alla chitarra, e l'ho voluto condire con un ragù tagliato a mano, quindi carne di manzo dei sì, nostri allevatori, sì. con degli stridoli, un'erba spontanea, perché nella nostra cucina le erbe spontanee hanno un senso, hanno un grande valore. E qui ce ne valore. Sono tante, Ce tante, ne sono tante, specialmente tante. In primavera, certo. Lo stridolo, l'asparago selvatico, la brusca, gli scarpigni, le borragini, e veramente si prestano a tante cose. Qui abbiamo un dolce proprio tipico sì. della tradizione della cucina sammarinese, che è il cacciatello, che già fra città e Serravalle ha già due nomi diversi, perché in città si chiama cacciatello, a Serravalle casatello. È fatto con latte, uova, mistrà, altra cosa tipica certo. sammarinese. Quindi sa un po' di anice. Esatto, esatto. C'è già la colina. Veniva cotto nel forno a legna come ultima cosa, perché ha bisogno di una temperatura bassissima. Qua la piadina non si può esimersi dal farla, proporla. In questo caso è con cacciotta, cipolle e radicchio, già una versione diciamo popolare, perché la piadina perché la piadina col prosciutto attuale, la piadina era col formaggio, oppure come dicevo prima con le erbe spontanee, certo. la piadina con gli scarpigni era un pasto. Ma come mi piacerebbe assaggiarla. Adesso purtroppo siamo un pelino fuori stagione. Lo so. E qua invece abbiamo il bustrengo. Il bustrengo è un altro dolce, un dolce povero fatto con pane raffermo, farina di mais, miele, zucchero, uvetta. Quindi una cucina del recupero, diciamo. Esatto. Bene. Questi insomma, sono alcuni. Una meraviglia. Che da dove vuoi iniziare, Vito? Perché è qui. Guarda, siamo qui apposta. Questo mi fa una gola che tu non puoi immaginare. Non c'è il cucchiaio. Non si può. Sai cosa facciamo? Doggy bag, che è anche ecologico, green. È sostenibile. Quindi adesso noi chef, ci incarti tutto. Certo. E portiamo a casa. Allora, ringraziamo Arianna Serra, lo chef Luigi Sartini sì. e la nostra puntata finisce qui. Su San Marino finisce qui. Ma... E ora, grazie a tutti, il lancio della prossima. Ciao. Vito, guarda dove ti ho portato, guarda che rampa di decollo. Bellissimo, Sonia, io ti voglio molto bene, però tu voli. No, devi provare anche te, perché anche questo è turismo sostenibile. È sostenibile, vero? Ma io vado in macchina, guarda. No. Sì, guarda. Madonna, ma come si fa? Ma no. Ci vediamo dove sappiamo noi. Ma sì, ciao Vito. Ciao. Ma hai visto che compagno di viaggio che ho? Vabbè, allora ci provo io. Senti. Mirko Zavoli, vicepresidente dell'Associazione Volo Libero. Io vorrei provare, intanto mi preparo. Ci proviamo, ti aiuto. Allora, sì, prima di tutto il casco. Ok. Senti, a proposito di questa associazione, che ha anche un nome già molto bello, molto, suggestivo. Associazione no? Volo Libero San Marino. Ma è vero che San Marino è una meta così ricercata per il parapendio? Sì, è un volo molto ambito, perché... praticamente voliamo davanti alla parete rocciosa del monte e allo stesso tempo... Pensa. Dove vai? Vuoi già decollare? No, però
E allo stesso tempo? E allo stesso tempo siamo molto vicini al mare, perciò riusciamo a avere un panorama che non è consueto in altre zone. Certo, quindi è raro, direi, no? Come sì, è raro, proprio non è... Come location. Come location. Senti, ma l'associazione Volo Libero, mi dicevi, chiaramente serve anche perché ci sono una serie di regolamentazioni, non è che uno arriva e vola parapendio, neanche no, io posso salire con te, per esempio. Come funziona? Allora, per volare bisogna seguire una scuola, frequentare una scuola e alla fine conseguire un brevetto, con tanto di visita medica e tutto quello che ne consegue. Intanto prendo la vela? Sì. Ok. Manca poco, eh? Io sono un po' emozionata. Vieni, vieni. Com'è? Com'è? Così? Ok. E inoltre mi dicevi che questo è l'unico punto in questa zona, non so, dove, in Romagna? Sì, qui nella bassa Romagna, dove riusciamo a volare perché iniziano le colline più alte, inizia l'Appennino che poi prosegue con altri voli fino più a sud. Insomma, fra le tante attività outdoor, devo dire addirittura attività adrenalinica, io questa la voglio proprio provare. Ti lascio. Così. Ti ringrazio. Buon volo. Non mi segui? No, no, vai, vai. No, seguimi. Grazie a Mirko Zavoli e Volo Libero. Io vado, eh? Io vado! Oh. A presto da... In collaborazione con...